a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati sul mio canale. Oggi siamo qui con Federica. Ciao. E Sheva, che è una cucciolina di quasi 5 mesi. Dunque, che problemi ha Sheva? Allora, vabbè, lei tira un po', diciamo che adesso non è un grave problema, ma quando cresce sicuramente lo è. Con il guinzaglio tira soprattutto per venire qua al parco. Poi gli oggettini che ci sono in terra, lei raccoglie, se li mangia tutto. Raccoglie tutto. Adesso un pochino va meglio con il vieni, però prima non veniva assolutamente, soprattutto se c'erano distrazioni e cose varie. Certo. Insomma, tutti i problemi che abbiamo tutti coi cuccioli. Perché il cane tira guinzaglio? Beh, la mente del cane, ricordatevi, funziona per associazioni semplici, non può fare associazioni di idee, ossia non capirà mai, neanche a 10-12 anni d'età, che se non tira la passeggiata è più rilassante. Lui non può fare un ragionamento del genere, lui non può pensare magari se non tiro la passeggiata è meno una tortura e quindi adesso non tiro. Lui fa associazioni semplici, tiro, riesco ad andare, la passeggiata è una tortura, però funziona così. Al contrario, se ogni volta che lui tira noi ci fermiamo, cambiamo direzione, ma andiamo avanti nella passeggiata quando il guinzaglio è rilassato, lui associerà: quando c'è tensione non si va da nessuna parte, quando al contrario il guinzaglio è rilassato, andiamo. Ok, adesso lei è molto agitata, si guarda in giro, e abbaia. Vedrai che fra un po' di tempo, appena uscirai, tu dovrai calmarla un attimo, quindi esci dal portone di casa e ti fermi finché non la vedi che si tranquillizza. Vedi, eccola, pipipi. Perché appunto, se tu, per dire, parti, esci di casa, lei parte da situazione tranquilla, stimoli zero, a tutto. E quindi è normale, tu vedi, adesso sta sbadigliando e si scrolla, che sono segnali di pacificazione. Ossia, lei sta usando il cervello per capire cosa c'è che fa sì che non ottenga quello che vuole. Adesso lei è tranquilla, quindi possiamo darle quello che vuole, ossia muoverci verso dove stava guardando. Non è proprio il fatto di andar lì e andar là, è il fatto di andare, muoversi. Andare, sì. Lei vuole esplorare, è un cucciolo, è molto molto curiosa. Ok, quando lei tira, appunto, è lei che genera la tensione, e quindi un po', se tu la leghi a un palo, cosa succede quando la leghi? Dopo un po' si fa, sta tranquilla, cioè magari abbaia, si agita, però non tira, e allora io devo diventare un palo. Questo qui, la ripetitività dell'esercizio, il fatto di stare fermi, l'annoia, e quindi annoiandosi, dopo un po' perderà il comportamento, cioè la baia è perché è agitata, mica perché è aggressiva. Sì, no. Senti il pigolio, più più più, voglio fare, dai, ti prego. E quindi stando qua fermi, lei dopo un po' vedi che sbadiglia. Sì. E quindi si cerca di tranquilli, calmarsi, cioè, cosa c'è che non va? Perché siamo fermi. È così. Ok, boh, metti fermi, vai pure, falle sentire bene che non hai tensione sul guinzaglio e fai due passi. Sì, se non c'è tensione vai pure. Ma che brava. Ok, fermati un attimo. Lei è una cucciolina ed è curiosa, vorrebbe andare dappertutto. Però a lungo andare va a finire che poi diventa ingestibile, no? Ma che brava. Ferma. Passettino. Vedi che bello quando lei si gira per guardare te. Vai. Ok, fermati. Adesso il parco è di là, no? Quindi è uno stimolo molto molto forte per lei. E quindi sarà come ripartire l'esercizio da capo. Devi aver tempo per fare questa cosa.
adesso andiamo un pochino. Vai, 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 sfrutta per andare e ti fermi. Allora, qui diciamo è il punto di massima tensione perché lì c'è il parco e quindi appunto il punto in cui bisogna lavorare di più. Però va bene, dai, andiamo. Andiamo, andiamo, ferma. Andiamo che ci guarda, bravissimo. Molto meglio. Ferma. I cani. Ok. Vai. Ciao. Molto bene ragazzi, lasciate un like se il video vi è piaciuto e vi è servito qualcosa. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao.